Ciao ragazzi, sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi discuteremo delle performance, delle differenze, dei punti di forza e debolezza di fucili a pompa a gas come questo KSG della Tokyo Marui e fucili invece a pompa a molla come questo S11 Ferrum della Sektor. Sigla. Alt! Ti vedo, iscriviti al canale, non ti costa nulla, lascia anche un like, ma perché no? E soprattutto ricordi che siamo al Monopoly Soft Air Shop di Reggio Emilia, quindi se ti interessa avere attrezzatura da soft air a ottimi prezzi, vieni a trovare a Reggio Emilia. Proseguiamo con il video. Come detto nell'incipit, parliamo di fucili a pompa. Questa è una domanda che mi fate spesso, ovvero le differenze che ci sono tra un fucile a pompa a molla o a gas, visto che quelli a molla tendenzialmente costano un pochino meno, e quali sono le differenze, quali preferisco e quali consiglio. Io prima vi parlerò delle peculiarità di entrambi, partendo da quelli a gas che conoscete un pochino meglio, e alla fine tirerò le somme. Let's go! Partendo dal KSG Tokyo Marui. Questo è un fucile a gas, a pompa ovviamente. I fucili a gas a pompa ovviamente hanno una feature essenziale: la presenza di un serbatoio posto da qualche parte, tendenzialmente nel calcio della replica, che tiene al suo interno, ho dato una sberla al microfono, il gas, che quindi permette alla replica di funzionare, perché ogni volta che noi andremo a incamerare il colpo e premere il grilletto, quello che succederà non sarà altro che permettere alla cartuccia presente all'interno di immettere dei colpi all'interno del sistema di TOPAP del fucile e premendo il grilletto di andarli a sparare fuori. Questo concetto ovviamente implica che non solo dovrete tenere sotto controllo quanti colpi avete all'interno dei bossoli che fungono da caricatore per questo genere di repliche, ma anche che a un certo punto finirete il gas e quindi sarà necessario rimuovere il serbatoio o sostituirlo e andarlo a ricaricare con ulteriore gas. Un vantaggio sostanziale di questo sistema è che andando a incamerare il colpo, quindi fare questa cosa, non troveremo molto attrito presente dal paramano. Il suono tendenzialmente è molto più realistico rispetto ad altre repliche e il fucile quando va a sparare offre suoni, movimenti e il resto un pochino più realistici. Ovviamente non troviamo un rinculo come nelle pistole a gas qualsivoglia simile a quello reale, perché ovviamente un calibro 12 o qualunque altra cosa non è minimamente paragonabile al tipo di sistema che abbiamo qui per le mani. Inoltre i fucili a pompa a gas di ultima generazione tendono ad avere la possibilità di sparare 3 e 6 colpi, quindi c'è la possibilità di selezionare quanti colpi sparare tutti insieme. Questo ovviamente è una feature abbastanza carina perché rende l'utilizzo di questi affari molto più simile alla realtà, quindi andare a sparare praticamente 6 colpi giustifica utilizzare un fucile a pompa che nella realtà ovviamente ha una rosa di pallini, cuscinetti, quello che è che decidete di mettere all'interno della cartuccia di questo tipo. Ovviamente sono sistemi molto più costosi che devono essere tenuti manutenti, sotto manutenzione, ovvero che bisogna stare attenti come li utilizziamo, perché a differenza di un sistema di fucile a pompa vero dove veramente è un sistema completamente meccanico, qui entrano in gioco anche cose come il serbatoio del gas, tutta una serie di valvoline che permettono di far fuoriuscire il gas in maniera corretta, molto simile alle pistole da soft air per l'appunto. Questo è per quanto riguarda i fucili a pompa a gas. Tenete conto che tra l'altro, se volete prodotti molto validi all'interno della sfera dei fucili a pompa a gas, tendenzialmente bisogna andare su fasce alte. Vedi Marui, vedi Sektor, vedi Marui, vedi Sektor, che sono tra i più grandi produttori di fucili a gas, soprattutto di quelli più affidabili, su cui noi perlomeno ci affidiamo tanto. Marui, caposettore per molti versi. Quindi ovviamente costano tanto, è bene prenderli che costino qualcosina, perché ovviamente il tipo di gittata, quanto è preciso il colpo, eccetera eccetera eccetera, va a essere sensato e va a giustificare l'acquisto nel momento nel quale la replica spara veramente molto bene. Detto ciò, sono molto divertenti da utilizzare perché comunque fanno la loro svapatina, hanno un sistema e un suono molto realistico, permettono di immagazzinare velocemente i colpi e sparare in rapida successione, e devo dire che soprattutto quelli di fascia alta sono veramente molto comodi da utilizzare. Inoltre, ultima piccola nota, tendono ad essere leggermente più pesanti rispetto a quelli a molla, quindi hanno
abbiano più peso, perché ovviamente al loro interno hanno più cose rispetto che un sistema molto più semplice come quello a molla. Ecco dunque che dopo che l'abbiamo nominato possiamo passare a parlare dei fucili a pompa a molla. Qui in mano, come detto, ho un S11 della Secutor, fucile a pompa che mi ha perso il fuoco, grazie. Come detto, qui in mano ho un S11 della Secutor. Sono i fucili a pompa a mio parere migliori presenti sul mercato, sono prodotti veramente di altissima qualità e hanno una serie di features molto particolari che personalmente sono essenziali. Partiamo col dire una cosa: questo tipo di fucile a pompa non è come molti altri fucili a pompa, infatti ha tutta una serie di features che solamente di recente sono state introdotte all'interno dei fucili a pompa per il soft air a molla, che prima erano stati abbastanza schifati da tutti e oserei dire a buona ragione. Infatti parlerò di fucili a pompa a molla riferendomi solamente ai Secutor, che a nostro parere sono tra i pochissimi modelli veramente validi da acquistare. Parlerò dell'S11, ovviamente ci sono tantissimi altri modelli sempre Secutor che potete trovare in descrizione, stessa cosa valeva per quelli a pompa a gas, quindi trovate tutto linkato in descrizione se magari il KSG non fa per voi. Quindi quali sono i lati positivi di utilizzare un fucile a pompa a molla? Partiamo dal presupposto che non teme minimamente la temperatura, a differenza infatti di un fucile a pompa a gas, dove come sappiamo bene la temperatura esterna va a incidere in maniera positiva o negativa la qualità del ciclo di sparo, perché se c'è molto freddo i fucili a gas non sparano, vorrei ricordare. Qui invece abbiamo la possibilità letteralmente di sparare indipendentemente dalla condizione atmosferica: pioggia, freddo, neve, ghiaccio, questo hanno un sistema meccanico che ci permette di sparare in continuazione. Ovviamente bastone carota, perché come avete sentito i suoni di questo affare, per quanto siano nettamente superiori a qualunque altro tipo di fucile a pompa che io abbia mai avuto il piacere di provare, è molto più meccanico e molto più stenco, si sente proprio che c'è una molla che rimbalza all'interno. Un altro lato da prendere in considerazione, un altro punto che per me è un pochino uno sfavore, è che per andare a caricare la molla che andrà a sparare fuori il colpo dobbiamo attivare il sistema per l'appunto a pompa, che è un pochino duro, quindi soprattutto quando dobbiamo sparare in questa posizione possiamo trovare, soprattutto se non siamo molto forti, se siamo molto giovani, un pochino di difficoltà. Io trovo che il sistema a caricamento a pompa per l'appunto dei Secutor sia fenomenale, nel senso che è di una fluidità impensabile per essere una molla comunque che spara a filo joule, quindi non vi spara a 0,3, ok? Personalmente basta avere un po' di pratica, tra l'altro Secutor include queste pratiche maniglie che ci permettono di andare a grippare meglio tutto il paramano, ma sugli accessori li terremo in un altro video, anzi ne ho già parlato ampiamente, quindi trovate anche qui il link dove faccio una recensione approfondita di questi affari qui sotto in descrizione. Un'altra cosa da tenere a mente ovviamente che sono più leggeri, ragazzi, perché hanno meno roba dentro. Perdiamo ovviamente la possibilità di andare ad avere 3 o 6 colpi sparati, ne spara direttamente 3 con una canna singola, quindi escono in fila tutti dalla stessa canna, li spara insieme, quindi abbiamo comunque dopo pochissima distanza l'effetto rosata, ma ne spara solamente 3 insieme, non 6. Boia, se bello. Come detto, è più leggero, tendenzialmente vengono già equipaggiati con un pochino di accessori e personalmente uno dei lati che preferisco è il fatto che non mi devo andare a preoccupare non solo di avere abbastanza colpi, ma che ci sia il gas all'interno, visto che purtroppo con un fucile a pompa, a differenza che con una pistola che ci serve proprio tirare via il caricatore all'interno del quale normalmente è e risiede il gas, qui invece togliendo un bossolo e mettendone un altro, soprattutto sui modelli a gas, ovviamente non su questi, è più facile perdere il conto di quanto gas abbiamo all'interno e trovarci a sparare il nulla perché abbiamo terminato il gas e non solo i colpi. Quindi avere una cosa in meno di cui preoccuparsi quando andiamo a utilizzare queste repliche per me è una cosa abbastanza importante che mi fa dire che tendenzialmente li preferisco. Sono ovviamente anche meno nidi, meno delicati rispetto alle controparti a gas, perché possiamo letteralmente andarci a fare quello che ci pare. L'unica cosa che può succedere è che si va a rovinare la verniciatura a forza di abusarli in maniera ingiusta, ma per il resto non cambia assolutamente niente, non ci dobbiamo preoccupare di niente, tanto questo affare è letteralmente un pezzo di metallo all'interno del quale c'è una molla che viene tirata, che spinge avanti uno spingipallino, fine, senza se, senza ma. Montano gli stessi identici bossoli con lo stesso identico sistema, quindi aprendo questo sportello andiamo a inserire la cartuccia che funge da caricatore e a sparare, in questo caso sparandone 3, 10 colpi di fila e per poi andarla a eiettare e caricarne un'altra. Tra l'altro su questi modelli c'è la possibilità di regolare l'op-up come su tutti i fucili a pompa
Secutor a molla. Qui troviamo l'op-up, basta dargli giusto una tiratina e il pallino sta all'interno, quindi ci permette anche di ottimizzare al massimo la distanza. Un altro elemento che ovviamente è un vantaggio rispetto al gas è che il fucile e la molla vengono caricati sempre nello stesso modo, quindi a differenza di un fucile a gas dove a lungo andare ovviamente il serbatoio andrà a perdere gas e quindi gittata, potenza e tutto il resto, qui il tiro rimane sempre costante. Sembra tutto rose e fiori, ma non è proprio così. Come detto, il sistema di incameramento del colpo è abbastanza duro, anche se su questi modelli chapeau. La ripartizione dei pesi è opinabile rispetto a un fucile a gas che invece è un pochino più distribuito, è sicuramente più comodo, ma come performance rispetto al Marui è la velocità di fuoco a ripetizione è molto inferiore e perdiamo la possibilità di avere una bella rosa da 6 pallini, che è un pochino il punto di avere un fucile a pompa, a mio parere. Cosa vi consiglierei, cosa mi sentirei di consigliarvi quindi? Un fucile a pompa a gas o un fucile a pompa a molla? Beh ragazzi, aiuta molto alla Farenz quest'ultima parte. Beh ragazzi, quello che posso dirvi da possessore e utilizzatore di fucile a pompa a molla in questo momento che il gas è nettamente più divertente rispetto che i fucili a molla, perché tutto il sistema di fuoco è tra virgolette più realistico, più piacevole da utilizzare, al netto del fatto che se non siete molto esperti vi ritroverete più volte a incamerare il colpo e sparare nulla perché il serbatoio è vuoto. La manutenzione va fatta, bisogna starci attenti e come sempre la roba gas prima o poi comincia a perdere. Questi fucili a molla sono dei carri armati, invece vanno avanti a funzionare vita natural durante. Ci è capitato per esempio alla Far Cry di doverli utilizzare perché abbiamo preferito utilizzare fucili a pompa a molla rispetto che a gas, dovendo camminare tanto e brutalizzando parecchio l'attrezzatura, e questi affari non vi lasciano mai a piedi, al netto purtroppo di un pochino di compromessi tecnici. In sostanza, fucili a pompa a gas sì, se avete tanti soldi da spendere vi volete divertire. Fucile a pompa a molla se li dovete utilizzare sempre. Sostanzialmente le differenze che mi sento di dare sono queste. Personalmente dipende che cosa ci dovete andare a fare. Questo non si scappa. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link dei prodotti di cui ho parlato. Questo è un video un pochino più semplice rispetto al solito perché mi andava un pochino di condividere con voi delle opinioni e rispondere a un po' di domande che mi sono arrivate, perché molti di voi adorano i fucili a pompa e mi chiedono Red quale prendo, molla, non. Spero di avere chiarito sostanzialmente quali sono le differenze sostanziali tra i due modelli. Poi dopo la scelta, come al solito, sta a voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi ricordo che in descrizione nuovamente trovate tutti i link delle cose di cui ho parlato. Trovate anche il link del Monopoly Software Shop dove stiamo facendo questi video, sempre a Reggio Emilia. Molti di voi arrivano qui e dicono: ah, ma voi siete a Reggio Emilia? Sì, trovate tutto linkato in descrizione. Dateci un occhio a queste descrizioni. Quindi tutti i link sono in descrizione. Veniteci a seguire anche su Instagram, entrambi, sia il mio che quello del negozio, perché trovate un sacco di informazioni. Potete partecipare alla vita del canale che a breve riceverà una bella svolta. Voglio dire, non è che lo può fare solamente Rico, no? Anche noi potremo rinnovarci. Uff, salutone a Rico Nazionale. Vi ricordo anche che sabato facciamo il continuato, quindi se ci volete venire a trovare, noi sabato tutto il giorno siamo qui dalle 9 di mattina alle 8 di sera. Non male! Prima di salutarci vi ricordo che abbiamo attivato il pagamento a rate in negozio, solamente in negozio fisico, quindi se c'era quella replica che costava troppo e non potevate prendere, adesso la potete comprare e pagare con tante piccole ratine quando vi pare, in quanto tempo vi pare. Detto ciò, io vi saluto, vi mando un gigantesco abbraccio, un gigantesco in bocca al lupo per le partite di Softair che state sicuramente andando a fare visto che siamo ormai al weekend, e come al solito, stay hungry! Sai che ridere se la mia generazione arriverà all'età della pensione e nessuno si lamenterà più del volume, persino fare rap sarà la condizione, e nelle metteremo i DJ, l'orchestra Casa Day, suonerà i Green Day, ah, lo so già che...